com'è nata questa acquisizione e che obiettivi avete? È nata chiaramente con la nostra costanza nella ricerca di opportunità. Noi è da 20 anni che cresciamo per linee esterne e ovviamente abbiamo tutte le banche d'affari o comunque gli advisor che in genere ci informano. Abbiamo saputo di questa opportunità che Mitsubishi voleva vendere questa grande realtà e abbiamo ritenuto che fosse aderente a quelli che erano i nostri progetti e le nostre opportunità. Eppure se era un'opportunità molto impegnativa dal punto di vista economico, abbiamo, come dire, lavorato a lungo e abbiamo trovato la soluzione per portare a termine un'operazione del genere. C'è un focus particolare su UK con sì. Questa acquisizione, che cosa significa per noi? Perché il mercato UK è innanzitutto un mercato che ha espresso sempre delle performance molto positive per il food e chiaramente prendere uno dei leader, se non il leader assoluto, nel mercato UK che produce food significa aprirci, come dire, una porta d'ingresso importantissima anche per tutto il portafoglio New York. E allo stesso tempo sfruttare tutte le capacità di Princess, perché Princess, tenete conto che è uno dei più grandi produttori di tonno al mondo, con le due piattaforme, le Mauritius, e devo dire che l'Europa c'è una forte richiesta e crescita di tonno, tant'è vero che appena hanno saputo alcuni retail, nostri clienti, sia italiani che europei, che abbiamo acquisito Princess, ci hanno immediatamente contattato proprio per il tonno, per esempio. È un grande produttore di oli soprattutto, chiaramente di girasole o di semi, e anche quello per l'Europa è un'altra grande opportunità. Abbiamo acquisito il più grande stabilimento di pomodoro europeo che a Foggia, nella zona a maggior vocazione di produzione di pomodoro. Qui ci sono una serie di circostanze molto molto importanti. Per quanto riguarda la quota di private label, sì. Rispetto ai vostri brand, come integrerete, diciamo, le due visioni? Ma guardi, noi, allora, il private label e la marca sono due visioni estremamente connesse, nel senso che oggi i retailer sono sempre più orientati ad avere un partner che è in grado di offrirgli la marca quando crea valore e offrirgli la private label per le loro esigenze. E tanto più la marca è visibile, tanto più hanno bisogno del private label, perché il retailer vuole la stessa qualità della marca. Per cui, come dire, sono due cose che oggi come oggi è chiaro che in UK la quota di marca privata nei retailer è l'80%, cosa diversa che in Italia. Obiettivo di fatturato da qui al 2030? Guardi, con la crescita organica dovremmo arrivare a 3 miliardi e 3, ma se manteniamo, come dire, la visione per future acquisizioni, il nostro obiettivo è quello di raggiungere 5 miliardi, chiaramente con le future acquisizioni, però, come dire, c'è tutto da lavorare. Noi prendiamo la nostra esperienza, siamo partiti 20 anni fa da zero, siamo arrivati a oggi a quello che siamo partiti nel 2019 con 320 milioni, e New York ha fatturato quest'anno 800 in 4 anni. Se la proporzione, il trend si mantiene, siamo abbastanza ottimisti di raggiungere anche i 5 miliardi.